Ragazzi, benvenuti in questa nuova esplorazione. Adesso sto facendo una pausa a bagno, diciamo, perché sono tutti in bagno tranne me. No, io non sono in bagno, E scusa. adesso, oggi andiamo a esplorare un acquapark abbandonato. Abbiamo trovato un ingresso dopo molta fatica, Sì. perché la terra è sotto il nostro Però naso, ma vabbè, aspetta, fa fermati, niente. l'ingresso lì, nel senso che dobbiamo ancora arrivare al punto, eh. Cioè, ragazzi, che figata. Sono rimasti ancora i tappeti, non so come si chiamano quelli per scendere. Ragazzi, questo posto abbandonato da talmente tanto tempo che le scale sono completamente venute giù. Cioè, ragazzi, più salgo e più le scale sono scomparse praticamente. Faccio anche fatica a trovare dei punti di appoggio. Adesso sto salendo perché gli altri sono rimasti giù su uno scivolo che sembra molto bello. E è un bel posto, una bella scoperta. Da qua sopra si vede tutto l'acquapark. È veramente grosso. Sono sullo scivolo, il posto è immenso, è veramente degradato perché da qua si vede che è completamente distrutto dalla vegetazione. E niente, adesso scendo e raggiungo gli altri. Non ho fatto il video d'ingresso, a un certo punto ho spento la telecamera perché appunto Era meglio stavo così. Sì, perdendo le speranze a un certo punto. E però niente, siamo riusciti a entrare, ingresso ovviamente rocambolesco. Tra l'altro è già la seconda volta che tentiamo di entrare qua, quindi l'ingresso è stato molto molto difficile. Ok ragazzi, stiamo proseguendo con l'esplorazione. Tra l'altro qua c'è una cupola che... Qua sotto c'è un ristorante, dopo andiamo a esplorare, il posto è veramente immenso. Tra l'altro lì c'era un tendone che è venuto completamente giù e leggo anche che questo posto era della Virgin. Allora, per le poche informazioni che abbiamo, questo posto è abbandonato da più di 20 anni a causa di dissesto del terreno. Minchia, qua c'è un mega ombrellone. È venuto giù tutto. Ma secondo te com'è che era? Dici Là ce l'hanno scritte cose di cos'era. che questa è la zona Rettini? E Non lo so perché qua dalla sembrava. piscina? Può essere, sì. Ma là ce l'hanno. Tra l'altro, scusami, il fatto che quegli alberi sono cresciuti così tanto la dice lunga da quanto è abbandonato. Mi ha abbandonato dagli anni Sì. 90. Tra l'altro sentiamo dei rumori molto Cosa? molesti. Rumori Però speriamo che molesti. siano i nostri amici che sono andati più avanti di Speriamo. noi. Ma nessuno. Chi può dirlo se sono loro veramente? Ma che sono gli alieni? Beh, questo posto si presta bene per un film di Alien. UFO. Sì. Ragazzi, alcune parti sono completamente immerse nella vegetazione e non si riesce neanche a raggiungerle. Comunque questi credo che erano gli spogliatoi, anche se
almeno a giudicare a prima vista non è rimasto molto. Come un messaggio alieno? Ecco degli alieni. Ci sono anche dei bellissimi bagni. Molto ancora bagni? Bagni su bagni, c'è un terremoto molto più alto. Bagni su bagni, bagni. Come se che hanno fatto le penne a un piccione? Ma no, più grosso. Cioè, oddio, un piccione però grosso. Scusa, ma questa bombola cos'è secondo te? Niente ragazzi, ve lo devo far vedere perché abbiamo trovato questa scala qua nei bagni e è veramente bella, cioè è da fotografare. Niente ragazzi, abbiamo trovato questo isolotto felice dove una volta doveva essere pieno d'acqua tutto intorno, che è molto molto carino. Siamo qua sopra, al centro di tutto. Adesso al telefono, okay. Mi sa che la stanno avvisando che c'è un custode o qualcosa del genere. Vabbè, lo spero di aver capito male. Ok, vabbè, arriviamo dai. Ciao, ciao. Questo ci sono fatto scattare l'allarme? Non l'ho capito, adesso vediamo. Raga, stiamo continuando l'esplorazione un po' più velocemente perché ci hanno avvisato che hanno fatto accendere delle luci camminando, non ho capito. Adesso stiamo cercando di raggiungere quella torre da sopra, i nostri amici sono già sopra. Noi abbiamo fatto il giro largo, ci abbiamo messo una vita per evitare di per scattare sto sensore. Ma dov'è? Qua sotto o di là? Siamo arrivati sul tetto dove c'è anche la torre, che tra l'altro sembra la torre di un aeroporto, ma in realtà era qualcosa di estetico probabilmente. E adesso ci avviciniamo alla torre e facciamo una bella ripresa panoramica del posto. Inquietante. Raga, qua c'è la tomba dell'ascensore aperta, ma non so di quanti piani scende sto posto, ma non vedo neanche la fine, fa veramente veramente paura. Adesso proprio illuminare. Cazzo ragazzi, non si vede la fine. Mi allontano perché mi fa veramente paura. Ragazzi, siamo saliti sulla torre, credo che questo sia il posto più alto del parco, quindi adesso facciamo una ripresa del panorama e poi mi sa che ce ne andiamo a casa. Hai visto quanto è inquietante l'ascensore, Retta? Sì, cazzarola. Cioè, è terrificante, sembra che sia un pozzo infinito. Niente ragazzi, esplorazione conclusa e in realtà non siamo riusciti a entrare nelle strutture, ma guardando dal vetro sembrano vuote, quindi questa esplorazione finisce qua. Ciao Retta, saluta. D'accordo? Ciao a tutti.